Logos Web Radio. Benvenuti alla puntata speciale di Scrusciu, Disturba il Silenzio. Un paio di settimane fa, all'inizio dei campi di volontariato 2011, sono stati bruciati 7 ettari di uliveto nei terreni della cooperativa Valle del Marro di Polistena, Reggio Calabria. A tal proposito, ci siamo sentiti in dovere di parlare con Antonio Napoli, socio fondatore della cooperativa, per sapere quali saranno le strategie future in tal senso ed esprimere la nostra sincera e viva solidarietà per il grave attentato subito. Ciao Antonio, vorremmo fare un'introduzione sui fatti che sono accaduti nei giorni scorsi. Sì, nei giorni scorsi abbiamo subito l'ennesimo attacco mafioso. Questa volta si è trattato di un incendio che ha coinvolto un uliveto su cui lavoravamo da 5 anni per riportarlo nelle condizioni di produttività, e proprio nel momento in cui cominciava questo fondo a produrre, un fondo coltivato con ulivi secolari, è stato appiccato in più punti un incendio. L'incendio si è propagato perché negli ultimi mesi avevamo coltivato il terreno a fieno e avevamo già cominciato le operazioni di raccolta del fieno, e il fieno è stato il mezzo di propagazione dell'incendio. Quindi in questo attacco mafioso noi abbiamo perso non solo il fieno, ma anche 500 alberi di ulivo che sono stati danneggiati totalmente o parzialmente dalle fiamme. Questo è un colpo duro alla nostra economia, perché la perdita di queste piante significa la perdita del raccolto dell'olivo, quindi è compromessa del tutto l'annata olivicola. Su quel fondo noi ci preparavamo in effetti per la raccolta di ottobre, ma adesso tutto è andato in fumo. Sebbene questa notizia non abbia avuto la doverosa visibilità a livello nazionale, sono stati tanti i messaggi e le parole di sostegno alla vostra cooperativa. Secondo te, cosa dovrebbe fare la società civile per evitare questi episodi? Come dice Don Luigi Ciotti, noi sposiamo in pieno questa sua affermazione, bisogna finirla con la solidarietà e puntare invece alla corresponsabilità. La solidarietà è diventata ormai un atto d'ufficio, ma non produce nulla se non è accompagnata da gesti concreti. Perché ci sia una concretezza nel sostegno a chi viene colpito da questi attacchi, da questi raid mafiosi, che sono poi puntati, mirati a creare difficoltà, a piegare le cooperative, a danneggiare dal punto di vista economico. Ecco, la migliore concretezza è quella della corresponsabilità. Ognuno deve fare la sua parte, le istituzioni, la società civile. Noi ringraziamo tutte le persone che hanno subito manifestato solidarietà. In questo assolutamente siamo grati dei numerosi attestati di solidarietà. E tra l'altro sono spontaneamente partite molte campagne di sostegno concreto, come quella di adotto un albero di ulivo, o di raccolte fondi, o di cena della legalità, per sostenere la cooperativa che ha subito un forte danno economico. Ma quello che ci sentiamo di chiedere è maggiore corresponsabilità, cioè ci vuole un risveglio nella società civile, perché ci sia uno scatto d'orgoglio, e recuperare il territorio significa innanzitutto impegnarsi nella propria attività per le competenze che riguardano ciascuno sul fronte della lotta alla mafia. Chiediamo più attenzione da parte delle istituzioni, chiediamo tutto quello che è nel nostro diritto chiedere, in modo che non ci sia assolutamente nessuna ripercussione negativa sul futuro dell'azienda e soprattutto sul futuro dei posti di lavoro, perché non nascondiamo, l'abbiamo già detto nel comunicato stampa, questo ennesimo colpo della mafia può pregiudicare dei posti di lavoro. Comunque in ogni modo ha ridotto le prospettive di lavoro, perché siamo un'azienda che sta crescendo, avremmo voluto per la nata olivicola cercare di impiegare più persone possibile, ma questo danneggiamento ci ha fatto fare un passo indietro. Quindi quello che noi chiediamo è che sia la società civile che le istituzioni, per le competenze che loro spettano, facciano la loro parte. Noi intanto non ci siamo fermati nell'attività lavorativa e stiamo puntando alla possibilità di
e spiantare laddove ci sia consentito gli alberi che sono stati bruciati e ripiantarne di nuovi, ricoprire insomma tutto quell'appezzamento in modo che ci sia un segno visibile della continuità del nostro progetto, non ci sia assolutamente l'evidenza di una battuta d'arresto. Qui non ci sono battute d'arresto, noi stiamo lavorando a regime, insomma, stiamo facendo di tutto perché appunto non ci sia nessun pregiudizio sul futuro dell'azienda. Un modo per riscattarsi e promuovere il lavoro della vostra cooperativa è rappresentato dai campi di volontariato organizzati a livello nazionale da Libera, come ogni anno. In questa edizione, come si articoleranno questi campi? Beh, devo dire una cosa, la strana coincidenza dell'attentato incendiario con l'inizio dei campi. Noi abbiamo iniziato i campi il lunedì 20, l'attentato incendiario è capitato nella notte della domenica. I primi ragazzi che sono venuti da San Giovanni in Persiceto hanno saputo da noi stessi questa triste, amara notizia. La migliore risposta l'ha dato un volontario che ha detto: questo ci spinge a essere ancora più determinati nel portare la nostra condivisione e il nostro sostegno alla cooperativa e all'uso sociale dei beni confiscati. Oggi siamo al secondo campo, quest'anno avremo 400 presenze. La prossima settimana ci sarà un gruppo che verrà proprio da Imola, in collaborazione con l'Istituto Casalecchio delle Culture e il Comune di Casalecchio. Beh, la programmazione dei campi è una formula mai sperimentata e comprende la mattina attività lavorative sui terreni appunto per un recupero dei beni, per un intervento che possa portare e migliorare la produttività del bene confiscato. Il pomeriggio sul tardi facciamo incontri con esponenti della magistratura, delle forze dell'ordine, con esponenti del terzo settore impegnati in prima linea sul fronte della lotta alla mafia, con membri dell'associazione anti-racket, con familiari di vittime di mafia, con testimoni di giustizia. Sono queste le sessioni formative e di studio. La sera è dedicata al cineforum, quindi alla proiezione all'aperto di film di forte impegno civile, alla socializzazione e allo svago. Una novità, diciamo, che abbiamo insistito perché è necessario, cercare di coinvolgere più comuni possibili in questa realtà, è che il venerdì di ogni settimana il gruppo dei volontari, assieme ai soci della Valle del Marro, si spinge nei vari comuni della Piana di Gioia Tauro e fa attività di animazione e di informazione sul Libera, sullo sociale dei beni confiscati, chiedendo un incontro all'interno della sala consiliare del comune con il sindaco e poi in piazza animando il gazebo di Libera per cercare di promuovere la conoscenza del ruolo antimafia della società civile e delle attività di Libera. Il servizio è stato realizzato da Giulio Ferrante. Un saluto da Giulio Ferrante, Blogos Web Radio, www.ilblogos.it.